Wanyu, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui con un'altra evoluzione dopo quella di ieri, perché durante questo periodo tutti io ve l'avevo già detto che avrebbero rilasciato delle top evoluzioni e quindi secondo me queste evoluzioni sono meritevoli di un video perché vi potrebbero aiutare molto con la squadra, soprattutto se non siete milionari e quindi non potete avere i top giocatori o fare le top SBC. Quindi prima di iniziare lasciate un like, un commentino con scritto avete trovato un toti, fatemi sapere qual è ora nei commenti e soprattutto campanellina, iscrivetevi per non perdervi nessun video, perciò mi viene troppo forza pasto un shake wagno. Se volete un'ottima gestione account, tutto il nostro stress link in descrizione. Iniziamo, vamos. Ovviamente siamo sul nostro FootDG. Questa evoluzione qual è? È un'evoluzione da 75.000 crediti o 350 FIFA points, si chiama Toti Unsung Hero, in italiano non me le ricordo mai raga perché l'ho vista ieri in live in italiano ma poi l'ho sempre rivista in inglese appunto su FootGG, FootBean, Twitter, tutte in inglese. Quindi da 75.000 crediti o 350 FIFA points, quindi veramente niente raga, 75.000 crediti sono niente, sono i premi dalle qualifiche alla Weekend League. Chiede 79 massimo di overall, quindi anche qui una grande vastità di giocatori, 79 di velocità, 77 di fisico, ovviamente tutti massimo questi, 0 playstyles plus, posizione deve essere un centrocampista, deve avere centrocampista nei suoi ruoli, massimo 77 di dribbling e 8 playstyles massimi. Ma che cosa ci dà? Questo è figo, è fighissimo quello che ci dà, ci dà un più 1 di piede debole. Il procione, non plus, ma dà il procione ragazzi, il procione pure questo, dà il pinged pass, quindi la possibilità di fare R1X, i passaggi con R1X in un modo precisissimo, per capirci quello che ha Renato Sanchez come playstyle plus ragazzi, per dei centrocampisti che non hanno degli ottimi passaggi, piedi un po' storti, questa roba qui glieli addrizza totalmente, e come playstyles plus il passaggio lungo, che vuol dire L1 triangolo, praticamente scavalca la difesa, mette i giocatori in porta, incredibile. Più 11 di overall ci dà più 6 di velocità, più 9 di fisico, più 10 di dribbling, più 11 di passaggio, più 9 di tiro e più 10 di difesa. Abbiamo questa Felde, vabbè, che però paro cazzo. Ho contato, in totale dovremmo fare un 21 partite. Andiamo a vedere chi dobbiamo scegliere. Allora, partiamo da questi giocatori. Il primo è... avevo visto Tolisso all'inizio, però in realtà 64... io ve lo segnalo perché ha delle bellissime stats, è Ligue 1 francese. Ma non è tra le mie scelte perché 64 di velocità non si può vedere, ha pure il tipo di corsa giusto, ha delle stats difensive ottime, è perfetto, non si stanca troppissimo, però raga 64 di velocità questo qua anche con ombra deve andare a chiedere la grazia alla Madonna, quindi alla Madonna del Pozzo di Capurso, quindi io non so che dirvi, ve l'ho solo fatto vedere, non rientra nei miei consigli questo. Allora, partiamo. Il primo di certo che consiglio è questo Bissouma. Mamma mia, che carta, 78 di velocità che con ombra prende il suo senso, però raga, anche senza ombra, guardate, 86 di marcatura, 91 di intercettazioni, ma sapete quanto sono importanti questi valori alti per la difesa? Vuol dire che lui a centrocampo non lascia passare un pallone, è un uomo col pallone. È impressionante, 87 di stamina pure, ha 85 di passaggio corto, cioè di passaggio e 91 di passaggio corto ragazzi, 86 di passaggio lungo, è una signora carta, io questo me lo sbloccherò, penso di sbloccarmelo o insieme ad un altro, perché dipende anche dalla squadra, per questo sono indeciso, nella mia squadra non sarebbe semplicissimo da ibridare, però vi dico che come carta me la terrei tranquillamente, tra l'altro non solo prende il passaggio lungo, il procione e il pinged pass, ma lui ha anche l'intercept e anche il block. Ragazzi, è impressionante. Questa carta è davvero paurosa. È paurosa. Questa carta è meglio di un Makelele, è meglio di Petit, è meglio di tantissimi icon che ci sono, Heroes. Cioè, una carta del genere, se non fosse così lenta, tra virgolette, se fosse più veloce, per me sarebbe meglio di un Ramirez, Però... andiamo avanti, l'altro ovviamente questo Phillips, anche lui ragazzi guardate che stats, madonna, intercettazione 86, marcatura 89, contrasto in piedi 90, c'ha dei passaggi paurosi, tra l'altro anche lui, il procione, l'intercept, il passaggio ovviamente, la scivolata, raga fidatevi che la scivolata è bella rotta, velocità anche qui, andiamo a mettere un'ombretta, però in generale ragazzi sono carte che secondo me
dal punto di vista Premier League, soprattutto Premier League, sono fondamentali, perché in Premier questi ruoli a questo basso rapporto qualità-prezzo non ce ne sono, sono pochissime. Cioè, per dirvi, adesso Bruno è uno dei migliori che si può avere e non difende praticamente, la difesa non è il suo ruolo, non è la cosa che fa meglio, mancano, quindi occhio, soprattutto molti di voi che hanno la Premier e mi chiedono sempre e non hanno molti crediti, non si possono prendere un De Bruyne Centurion, occhio a queste carte qui. Adams, questo Adams, ragazzi, questo era l'altro per cui io ero indeciso se fare o meno, perché ho la Smith Toti e quindi lui mi potrebbe svoltare tantissimo, raga. Controlled Explosive, ottimo stile di corsa, lasciamo il tiro, non deve tirare, deve recuperare palla. Ha il procione, il pinged pass, quindi lui ha semplicemente i tre che ci danno, che ci vengono dati con l'evoluzione, ragazzi. 89 di intercettazione, 85 di marcatura, 93 di contrasto in piedi, 87 di scivolata, 92 di aggressività, 99 di stamina, 89 di elevazione, 88 di passaggio corto, raga, 84 di cross praticamente. È una cartaccia, 97 di equilibrio, 89 di reattività, 87 di agilità. Raga, sono carte top. Freddezza 87. Freddezza 87 vuol dire che quando dovete fare passaggi marcato, pressato, non li sbaglia molto probabilmente. È una carta incredibile con ombretta. Si gode se gli volete aumentare il tiro. Ma anche un cacciatorino, se proprio volete. Raga, ne sa. Questa è una carta che ne sa, tra l'altro, 3-4. Quelle carte di prima avevano 3-4, 4-4. Bisuma è in assoluto il migliore 4-4. Cioè, non c'è proprio storia, proprio Bisuma è una roba fuori dal mondo. Poi, che altro avevo visto? Avevo visto un altro della Liga, Baena, però dovete fare FC Founders 2 se ce l'avete ancora. E diventa 89 e per la Liga 4-5, alto in attacco, una mezzala che potrebbe anche un po' difendere, un po' la Bruno, diciamo. Super super perfetta per impostare, per creare spazio all'interno del limite, per creare spazio al limite dell'area, per impostare, per mettere i giocatori in porta, perché ha il precision pass, ha il pinged pass, ha le punizioni, ha il technical per andare via con R1 oltre ad avere il procione. Insomma, è una signora carta, secondo me, per il vostro centrocampo in Liga, una signora carta. Poi ovviamente dipende da chi avete, se avete Valverde, Bellingham, Toti, Modric, non ha senso, ma se avete delle squadre mediocri è ottimo, mediocri, è ottimo. L'altro è lui, mamma mia, ma questo Lemina che cazzo non è, ragazzi, che cazzo non è. Potenza tiro 91, long shot 82, che diciamo è pulito, 86 di passaggi, 90 di passaggio corto, 89 di passaggio lungo, 88 di effetto. Raga, questa è una cartaccia barbara, 87 intercettazioni, 86 di marcatura. Una carta che io dico, oh, Ma questo qua che cazzo, uno che cazzo di fine ha fatto dopo la Juve? Cioè, si stava lì, ma perché quando lo facevano giocare? Impressionante, 5 di debole. Vabbè, controlled lengthy. Ok, il normale, ma ne sa, mettetegli ombretta, mettetegli cacciatore, mettetegli motore, mettetegli cazzo altro gli volete mettere voi. Cioè, fa paura, falchetto. Raga, questa carta veramente bella, sono contento anche perché lui c'ha un bel body type. E poi ultima cartina, ragazzi, Serie A, l'unico decente per la Serie A, perché tipo c'è Rovella, ma è meglio con le evoluzioni che vi ho fatto vedere ieri, Rovella. Questo Fröler, sì, non è velocissimo, gli dobbiamo mettere ombretta, ragazzi, ma con ombretta diventa una bella cartina. È per divertirci comunque questo Fröler con 89-4-4, con la Trivela anche, quindi non sottovalutatelo. E, insomma, una bella cartina, l'unica decente per la Serie A, per chi magari mi verrà a chiedere della Serie A, l'unica effettivamente che può avere un senso. Però questa è proprio, se amiamo la Serie A e ci vogliamo divertire. Quindi il video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, io vi risponderò a qualsiasi dubbio di formazione, dubbi in generale. Ci vediamo al prossimo video e ciao Wanyu, ciao ciao.